Sono le 10:20 del quarto giorno che sono qui in parete e finalmente, anche quando non avevo più speranze, ho lottato e sono riuscito a scendere questa parete tutta in corde doppie attrezzate da me. Questa è l'ultima che mi ha depositato sul bordo di questo ghiacciaio, ormai in ritiro, con qualche piccolo crepaccio ancora, però da starci molto attenti. Seguendo questa lingua del ghiacciaio arriverò sulla pietraia ripida e dalla pietraia finalmente al sentiero che passa su questa morena. Eccolo qua che si vede. E da lì in un'ora sarò alla macchina. Laggiù si vede il Monviso. Non pensavo di riuscire a farcela. Ieri sera ero abbastanza rassegnato a dover rimanere lì o a venire giù con qualche altro mezzo, ma stamattina ho voluto provarci e nonostante tutto, con qualche doppia anche molto pericolosa, su viti da ghiaccio eccetera, sono riuscito ad arrivare qui. È molto pericoloso e più di una volta mi hanno sfiorato pietre grosse quanto quasi una testa d'uomo. Arrivano dalla incima, quindi rimbalzano sull'ultimo spigolo là in alto e poi piombano a picco per questi 200 metri di volo, visto che la parete è verticale, e arrivano qua dove sono io, sul ghiacciaio sotto. Qualcuna mi ha già sfiorato, le sento fischiare, sibilano in modo davvero terrificante, ti mettono angoscia nel cuore, poi le senti sfrecciare magari anche a gruppi di 5 accanto a te a 10 cm dalla faccia, davvero, non sto scherzando. Qualcuna si è posata accanto adesso qua al mio zaino, una prima ero girato, ho sentito il fischio che mi è passato accanto all'orecchio ed era più grossa di un pugno umano e veniva giù da 200 metri di volo, quindi una potenza incredibile. E purtroppo però di notte era sì che c'era la luna, sarebbe stato tutto più freddo, non sarebbe caduto niente, però non me la sono sentita, anche perché ho già le mani mezze congelate e scendere col freddo della notte, visto che la temperatura va di parecchio sotto lo zero anche qui a 3000, visto che l'acqua nelle borracce mi si è ghiacciata completamente, anche quella sulle rocce, era troppo pericoloso, comunque non ce l'avrei fatta così al freddo. Ora non mi resta che metter via la corda ed entrare nel ghiacciaio e scendere con picozze e ramponi